Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android Incrono, turno su Yo-Kai Watch 3. Senza perdere tempo, tuffiamoci nel nono e penultimo capitolo. Anche se in teoria c'è anche un undicesimo capitolo, però diciamo che prima della fine della storia questo è il penultimo. È sparito, abbiamo visto Mr. Kia che se n'è andato a bordo dell'astronave insieme al papà padrino. Traslitterazione quasi letterale dal nome giapponese. Più che altro è una citazione al nome giapponese, perché il nome giapponese ha un significato e appunto è il riferimento a tutti gli anni che è stato rinchiuso. Ma che diamine era? Un UFO? Un'astronave aliena? Tu che dici? OMG, era un UFO, un vero UFO, geniale. OMG, un UFO. Ne ho visto uno vero, che emozione, un UFO. Lei è l'unica che non si rende conto della situazione, della gravità. Scena da patetica a parte, che cosa è successo con quell'UFO? Sembrava quasi che quel tizio volesse farsi aspirare. Ah, se solo ci fosse modo di rintracciarlo. Non credo sia possibile. È già impossibile, quell'UFO è svanito, addio, è perso nell'etere. In realtà è possibile. Esatto, è impossibile. Impossibile. Possibile? Nani? Overnyan? È tornato in forma. Però abbiamo visto anche l'altra volta che era tornato in forma. La donata degli eroi alla difesa di New Yo-Kai City. Beh, New Yoma City aveva un significato particolare, quindi, che in italiano era tradotto in una maniera bruttissima, quindi è meglio Yo-Kai City che Yoma City. È brutto come viene tradotto Yoma City. Cosa? L'UFO è finito nello Yo-Kai World? Esatto, un gran numero di Yo-Kai su Kainet affermano di averlo visto, e la maggioranza risiede tutte nella stessa zona. Che sarebbe? La metropoli dello Yo-Kai World, New Yo-Kai City. Sapevo che l'UFO era connesso in qualche modo con gli yokai, ma non pensavo che avrebbe puntato la città. Già, ho un brutto presentimento su tutta questa faccenda dell'UFO. Quando ho letto su Kainet che lo stesso UFO è apparso anche nel mondo umano, ho capito che dovevo avvertire Andrea, quindi eccomi qui. Geniale! Ciao Overnyan, ti ricordi di me? Non ti sarei scordato della tua vecchia compagna d'allenamento, vero? Luna, che sorpresa! Scusate, mi sono perso qualcosa? Luna, vi conoscete? Beh, diciamo che le nostre strade si sono già incrociate. Teniamocelo per un'altra volta, gna. Giusto, concentriamoci sull'UFO. Jibanyan, sei molto... molto operativo, vedo. Non c'è tempo da perdere, questa è un'emergenza. Un'emergenza? Che intendi con emergenza? Guardate il giornale. Che cos'è? A quanto pare questo UFO emana un raggio misterioso e tutti quelli che colpisce si trasformano in orri di yokai vestiti di nero. Come, scusa? Tutto questo sta succedendo proprio adesso nello Yo-Kai World. Se non fermiamo l'UFO, il nostro mondo sarà invaso da quei pippi picciotti. Andiamo avanti. Non possiamo lasciare che accada. Dobbiamo fermare quell'UFO. Ma come ci arriviamo a New Yo-Kai City? Non è difficile per arrivarci, eh. Cioè, arrivare a capire come andare a New Yo-Kai City. Non vi preoccupate per questo, ho un'idea. Andiamo al quartier generale Yoppol. Raggiungeremo New Yo-Kai City da lì. Alright, acchiappiamo quell'UFO al naso. Oh. Blather, qual è la tua inutile opinione su quei ragazzini? Non ti sembrano strani? Sembra che stiano parlando con un'entità invisibile. A dirla tutta, questa faccenda mi intriga molto. La conversazione è particolarmente interessante. Continuano a menzionare un UFO, il che può significare solo... Può significare solo? Andiamo da Bobu. Ciao. Sembri in gran forma. Hai pensato di chiedere un potenziamento al quartier generale Yoppol? Te lo meriteresti senza alcun dubbio. Facciamo il rango A.
Tanto non penso che sarà molto difficile farlo, no? Per salire al rango A, lei dovrà combattere con gli yokai. Dovrà lottare con gli yokai che le indicherò. Passerà la prova se riuscirà a sconfiggerli. Non sembra molto diverso dalla prova dell'orologiaio. In tal caso, superarla non dovrebbe essere un problema. Stia in guardia. Io sono sempre in guardia. Tranne quando non sono in guardia. Combatterete contro uno yokai di rango A. È il momento di saggiare il potere del rango A! Combatteremo contro il rango A quando io ho yokai di rango S. E ne ho uno pronto per il post-game che... che bellezza. Davvero magnifico, prova superata. Ora hai i requisiti per avanzare al rango A. Ma ora concentriamoci sulle cose di una certa importanza. Andiamo dal capo Mark Orkaberg. Ciao Steve, dimmi tutto, cosa ti cruccia? Mark, a dire il vero, sono venuto a chiederti aiuto. Sei sempre informato su tutto, sicuramente ne hai sentito parlare. Che sai dirmi dell'UFA New Yokai City? Oh, posso dirti un sacco di cose, se ne sta parlando molto. Devo saperne di più sugli spostamenti dell'UFO, come agisce. E soprattutto devo andare con quei ragazzini a New Yokai City. Steve, ho capito dove vuoi arrivare. Se ci tieni così tanto a usare la strada privata della Yopol, fai pure. Insomma, è il mio consenso e io, beh, sono il presidente. Lo sai, è come Mark. Grazie. In realtà sapevo già che me l'avresti chiesto, quindi ho già preparato tutto. Che incredibile lungimiranza. D'altra parte stiamo parlando di Mark Orkaberg. Allora ragazzi, andate subito all'ingresso. Ho incaricato qualcuno di accompagnarvi a New Yokai City. Dovrebbe arrivare a momenti. A dire la verità è un mio caro amico. Oh? Già, penso che anche voi lo conosciate piuttosto bene. Chi è questo tizio? Non so proprio di chi stia parlando. Allora vi farete una bella risata quando lo scoprirete. Andiamo! Andrea, mettiamo fine all'attesa e dirigiamoci all'ingresso. Ok. E mo chi è questo amico? Scopriamolo. Qui non c'è nessuno. Che c'è? Forse Mark Orkaberg in realtà non ha nessun amico. Ce l'ha, fidati. Wow, che limo. Wow, ce l'ha una fine questa roba? Serio? Che razza di celebrità ha una limousine del genere? Ovviamente, non poteva altri che essere lui, il businessman dello Yokai World. Ciao a tutti, sono qui per accompagnarvi a New Yokai City. E che? Dentro Strello, che ci fai tu qui? Dentro Strello? Sei tu l'amico di cui parlava Mark Orkaberg? Sì, apparteniamo entrambi al 2% degli individui più ricchi del pianeta. E se montiamo sotto Trabiccolo riusciamo ad arrivare a New Yokai City? Trabiccolo? Corretto, questa è la mia limousine personale e siete tutti invitati a salire. Alright, thank you compare. Non c'è di che, prego salite tutti. Vai a New Yokai City con dentro Strello. Che poi ci stavo pensando, io dovrei fare ancora la missione di dentro Strello. Va bene. Scenette a parte. Devo fare la missione di dentro Strello, che forse mi fa fare contro un boss particolare, non lo so. Volevo farla, ma poi mi sono sempre dimenticato. Volevo farla un attimo in off screen, poi dopo non l'ho più fatto. Vabbè, ad ogni modo, ci penserò poi. Se ne sono andati. Speravo che quei ragazzini ci portassero da qualche parte, ma... Che razza di posto è questo? Nulla ha più un senso. Vuoi sapere che penso? Va bene, solo per stavolta. No, aspetta, ma che dico? L'idea che mi sono fatto è... Sai cosa? Lascia stare. Lascia stare! Non ti risparmi mai nello sciorinarmi le tue opinioni. Dobbiamo raggiungere quei ragazzini. Raggiungerli? E come? Ah, Sally, non è ovvio? A piedi, naturalmente. Beh. Sally, avanti, fatti coraggio. Eccola! Oh, quanto è bello, New Yokai City. Ah, oh, è troppo bello sto host. Allora, questo è New Yokai City, è così grande e movimentata. Sì, signore, è la city più grande e bella della Yokai World. Una città interamente abitata da yokai.
la mia curiosità alle stelle. Anche la mia. Ci sono many things che voglio vedere. Spero che non vi siate dimenticati del lupo. Certo, certo, quella è la nostra priorità numero uno. Stai tranqui. Stai tranqui? Bene, io per ora aspetterò allo Apple Store. Fatemi sapere se scoprite qualcosa. Roger, Roger, comandante. Alright, cominciamo a cercare. Che poi, no? Facendo una ricerca veloce, si scopre che in realtà... Ah, Eternia. In realtà qui c'è anche la base del quartier generale dei Blasters, quindi mi chiedo come facciano gli altri a non sapere nulla dei Blasters. Perché stai sospirando? Ah, Andrea, ti stavo cercando. Sicuramente lo saprà già Monetrasp, che siamo yokai che collegano diversi luoghi. Già, molto utile. Possiamo teletrasportarti in luoghi lontani come gli Stati Uniti. Richiede un po' più di sforzo, ma... Ma? Vogliamo offrire un servizio migliore ai nostri clienti. Ovviamente quando scoprirai altri Traspec potrai espandere la tua rete. Ma vogliamo fare qualcosa di davvero rivoluzionario. Aspetta, cosa? Beh, non è una cosa che senti tutti i giorni. Per favore, Andrea, aiutami a trovare un modo per renderci più utili. Che voglia diventare Traspec portatile? Vuole diventare ancora più utile. Quale funzione potrebbe avere? No, la farò poi... con calma nel post-game. Sì, probabilmente è Traspec portatile. Allora, questo qui è il punto principale. Ovviamente hanno messo anche i Sukiyaki, perché... se no... Ah, questa qua, vabbè, sarà in un altro momento, ci pensiamo. Avodus. Sparagna, sparagna. Non sa che fare dei soldi in banca. Non ti darò nemmeno un centesimo. Se sono soldi yokai non ci faccio nulla. Mi dispiace, ma... qui ha vinto lei proprio. Ah, prova con un'altra medaglia. Forse ci vuole una medaglia di uno yokai apposta. Vela nera! Questo laghetto non è niente male. Laghetto di pesci gatto. No, ragazzi, fantastico. Sei Nilfior. C'è tutto, ragazzi, qui. È davvero bello. Poi, se non sbaglio, la torre dei Blasters sta più giù. E in questo momento non possiamo accedervi. Però sta più giù, nella mappa più in basso. Va bene, entriamo allo Apple Store. Ma troppo bella la host di New Yokai City. Che succede, signor Jones? Mi sembra sovrappensiero. Signor Mascelle. Oh, non è niente, non farci caso. Ah, Andrea, certe volte sei proprio ottuso. Che vuoi dire? Questo Apple Store fu inaugurato quando lui era ancora presidente della Apple. Senza dubbio questo luogo è pieno di ricordi per lui. Questo posto è importante per me come nessun altro. La storia della Apple è iniziata proprio qui. Veramente? Prima dello Apple Store qui c'era solo un piccolo ufficio. Allora questa è la tua compagnia, papà? Esatto, Junior, questa è la Apple. JJ. Adesso è ancora piccola, ma papà si impegnerà tanto. E un giorno sarà a capo della più grande azienda dello Yokai World. Uè, che voce ha? È fantastico, papà! Non sarebbe che avesse un figlio, signor Jones. Una figlia, in realtà, ma qui è un maschio. Scusate, non è il momento di perdersi nei ricordi. Qui è un maschio, non è una femmina per evitare copyright, sapete? Dopo dice, copiamo troppo. Continuiamo a cercare informazioni su quell'UFO. Questa città è molto grande, qualcuno dovrà sapere qualcosa. Ma certo! Quindi questo qui una volta era solo un piccolo magazzino e adesso... Come si evolvono le cose, signor Jones? Lei ne sa qualcosa? Non dirmi che dobbiamo entrare nella villa di Emma? Re-Emma? Ah, non c'è. Ma devo parlare con uno di questi due? Io non preferisco né cani né gatti, quindi... Amrabacicicocco... cane. Aristocat. Questa villa è Emma. Questa è villa Emma, ho letto male io questa volta. Questa è villa Emma. Cosa ci fate voi umani qui? Però, bella catapecchia che avete qui, per cosa la usate? Non lo sai?
Questa è la villa del signore dello Yoke World, Emma il Grande. Però non vedo il vostro stimato signore da nessuna parte. Il signore Emma mi ha molto impegnato. Al momento è in viaggio per garantire la salvaguardia dello Yoke World. Davvero? Cielo! Anche a me il Grande non deve passarsela bene. No, infatti lo incontreremo più là. Tranquillo, non ti preoccupare. Tutto a suo tempo. Wow, abbiamo... In effetti sì, potiamo controllare solo lì, perché... O al limite chiedere agli altri yokai, ma non possiamo fare più di tanto. Quindi è giusto che torniamo subito allo Yopple Store. Anzi no, qui vicino. Ah, al ristorante di sushi. Che poi era... Qui la missione pure. Ciao, Nero. Ehi, state aspettando anche voi la comparsa degli eroi yokai? Eh? È comparsa? Come? Solo i fan più fedeli sanno che gli eroi yokai vengono spesso qui. Ah, no, noi... Ah, ho capito. Mi vergognate di ammettere che siete dei fan sfegatati, non è vero? Anche se loro sono gli eroi che difendono la pace a New Yokai City. No, non è come pensi. Mi stai almeno ascoltando? È ovvio che avete il desiderio di fermarvi in uno dei loro posti preferiti. Allora, qual è il vostro team preferito? Gli Avengers o gli Incaidibili? Andrea, non credo che riuscirei a conversare con lui. Inoltre non tutti sanno che quel ristorante di sushi sulla destra ha il preferito di Nuvola Azzurra, il leader degli Avengers. E il ristorante di Tempura sulla sinistra è il preferito di Incantella, la leader degli Incaidibili. E a Deadpool piace il ristorante di Sukiyaki, no? Come me siete sicuramente qui nella speranza di ottenere i loro autografi. Mi spiace infrangere i vostri sogni, ma pare che oggi non verranno. Oibo. Ah, oh, me ne starò qui a singhiozzare. Ma che gli prende? È il classico tipo che sprolauca per ore e poi all'improvviso cambia amore. Proprio come Luna. Che? Io? Ma che dici? Quando è che mi sarei comportata così? E ora che facciamo? Abbiamo girato quasi tutta la città. Eppure non abbiamo nemmeno una pista sull'UFO. Right, siamo in alto mare. Fermi tutti! Lo sappiamo, che succede? Non crederete mai a quello che è appena saltato fuori su Kainet. Oh cielo, Luffy è al primo posto tra gli argomenti più discussi. Ci sono delle informazioni utili? UFO. Andate tutti all'isolato nord a vedere. È impossibile non vederlo, dico sul serio. Proprio sopra la torre gigante. Una torre gigante nell'isolato nord? Non capisco, perché un UFO dovrebbe apparire in un posto del genere? Ma chi se ne... Almeno abbiamo un indizio. Right, andiamo a farci un giro e vediamo di che si tratta. La torre a nord, che era questa qui appunto che abbiamo visto poc'anzi. Che prima non c'era nulla, era piccolina, era bassa. Invece ora... Lo vedrete con i vostri occhi. Eccoci arrivati. Mi sembra tutto normale. Che cos'era quel suono? Wow. Look, l'UFO è arrivato per davvero lassù! Nandu! Bada bing! Bada bing, bada bing, bada boom, cia cia! Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa... Bada boom, cia cia! Ah, siamo circondati da brutti ceffi di uniformi del mercato delle polci! Ma che razza sono queste canaglie? Beh, se è come nei fumetti o nei cartoni o nei videogiochi. Barabim, 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 cia cia. Allora siamo in grossi guai, aiuto! Yeah! Overnian, best eroe ever. Non abbiamo altra scelta, dobbiamo sconfiggerli, facciamo in fretta. Sempre pronto a combattere, a menar le mani, o meglio muoverle, non che meni. Menare significa muovere, ok? Visto, vi imparo anche un po' di italiano in disuso. Facciamo una cosa veloce. La pistola non è carica. Quanti turni di movimento dovete aspettare? Accipicchi a voi. Vai, fiamma della fenice! Wow! Ehi, ma questo pipipicciotto è forte! È andato! Imaginix ci ha preso un po' di botte, ma beh, tutto sommato ha resistito, eh. Ok. Ah,
Ok, ne arrivano altri? Ecco qua, semplice, semplice. Attento! Non canterai subito vittoria. Noni? Questo badabing. Impossibile, ce ne sono gli altri! E altri ancora! Non mi sembra che stiano aumentando? È di molto! Era andata senza fine, non abbiamo speranze! Non dire così, le cose vanno già male senza il tuo pessimismo! Arriva la cavalleria! Sono Jumpin! Il mio dovere è rovinare la giornata alle canaglie come voi! Vi siete appena messi in un mare di guai! Noi siamo gli incredibili! Ehi, ragazzini! Se volete svignarvela, sta arrivando la scorta! Che cosa? Per un pelo! Veloci a bordo! Giampinna! Tutto ciò è bellissimo! Grazie, Yo-K Watch, grazie. Grazie. Oh, qui ancora quando la base era, insomma, una catapecchia. Sergente Quadro, signore! La compagnia in salvo, signore! Non temete, mappe molli! Siete sicuro qui alla base Blasters! Che tra l'altro riprenderò, Base Blasters? Base Blasters, siamo i Blasters, ficcatelo in zucca! Lei ovviamente come Busters, ma che è? Facciamo vedere a questa mammoletta chi siamo. Allora, qual è la regola numero uno? Non si può battere uno yokai che non si arrende mai. E qual è la regola numero due? I Blasters non sono mai soli. Lottare insieme significa vincere insieme. E la numero tara è? E più deboli proteggiamo. Blasters audaci noi siamo. Ricevuto. Gli svitati che seguono queste regole e combattono gli yokai malvagi si chiamano Blasters! Oh, spaziale, spazialissimo! Ehi, se funziona davvero così, è alright che siate tutti qui? Non mollate mai! Silenzio! Noi Blasters siamo addestrati a scattare al minimo allarme! Quali poveri disperati lascerebbero tutto il lavoro agli eroi yokai? Però, ci sono un sacco di bravi yokai che guardie dello Yokai World! Sì, ma il numero di nemici è impressionante! Perché quel lupo è in giro e diventeranno sempre di più. Opla. Quindi? Attenzione! Abbiamo nuove informazioni! Il potere del lupo sta trasformando gli yokai della città e scagnozzi in uniforme! Cosa? Gli eroi yokai non riusciranno a raggiungere tutti in tempo! Perfetto, Blasters! È ora di passare all'azione! Roger, sono al massimo! Oh, gli incaidibili. Ho fatto bene a scegliere gli incaidibili. Almeno ho una storia diversa da quella che abbiamo visto in Sushi. Andrea, let's go! Frenate, pappe molli! Dove credete di andare? Senza di me? Ma signore, se va via anche lei, chi coordinerà i Blasters? Non c'è problema, posso farlo anche mentre combatto. Ah, certo, che sciocca. Avanti, pappe molli, siete pronti? Sergente Quadro, al lavoro! Ah, è vero. Si fa amicizia con Sergente Quadro. Voglio vedere i soprannomi che non l'ho mai visti. Campione, Ganzo, Capo, Flexio. Va a flexare in giro? Cosa flexa? Che non hai soldi, ha solo un costume di Conan il Barbaro ingiallito dagli anni. Veramente potrei sbloccare questa pagina, mi mancano pochi yokai. Che poi non dimentichiamoci, lui è un Blasters leggendario oltretutto.
Vai, 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 muoviamoci. Sta dabbando malissimo. Oh, salva New Yokai City. Bene, Kuj, questo episodio termina qui, ma io posso andare volendo. Posso visitare la base Blasters, eh? Ma anche soprattutto, ma dai. Bene, Kuj, ad ogni modo, questo video termina qui. Domani continueremo l'avventura New Yokai City. Salveremo la città dagli scagnozzi, unendoci agli eroi e ai Blasters. E sono davvero contento di aver scelto gli incaedibili, scegliendo appunto Incantella, perché almeno abbiamo John Pinna. Chi se l'aspettava? Ma quindi ogni volta che John Pinna ha un'inquadratura devo mettere la theme song di John Cena per caso? And his name is John Cena! No, perché io sarei capace di farlo. Però non lo so, verrebbe un po' a noia. Proviamo, vediamo, e poi magari se viene a noia ci penso, no, su. Ad ogni modo, un'occhiata alla descrizione per i link di Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!